Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Partiamo con la cronaca. È stata una giornata complessa da Far West per le nostre autostrade. A1 e A11 ci sono stati degli inseguimenti. Partiamo dalla 1, dove un uomo di 34 anni è stato fermato dalla polizia all'altezza di Calenzano. Siamo alle porte di Firenze. È entrato contromano a ronco bilaccio. Pensate, ha provocato anche un paio di incidenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ha tentato di fuggire quando i poliziotti gli hanno intimato l'alt, una pattuglia lo ha inseguito, bloccato, ha speronato la sua auto, ha dovuto anche esplodere alcuni colpi di pistola. L'uomo sembra non fosse sotto l'effetto né dell'alcol né di droga, ma in qualche modo abbia dichiarato di voler aver provato in quest'ora l'ebbrezza di andare contro mano, insomma un vero pericolo. Mentre altro inseguimento, ma qui siamo da Firenze a Prato. Anche qui alcune volanti hanno inseguito l'uomo, anche un elicottero, ha percorso ad grande velocità l'autostrada, siamo sulla 11 in questo caso, ha danneggiato anche il casello di Prato Est, insomma è stato poi fermato e le volanti sono riuscite a bloccare l'uomo e nella sua folle corsa. E partiamo con i nuovi, riparlando dei nuovi positivi Covid. Siamo in Toscana, sono più 303 a livello regionale, sono 14.242. Se andiamo a vedere le terapie intensive, sono in diminuzione a livello regionale, sono meno 7 e anche a livello nazionale meno 6. Ancora molti morti purtroppo, sono 21, ieri erano 29 nella nostra regione, a livello nazionale sono 616. E se andiamo a vedere i vaccini, sono 52.487, quelli somministrati in Toscana, il 100%, e infatti proprio oggi a Pisa è arrivato il nuovo carico, sono 35.500 dosi, tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Arrivano da Lipsia le dosi di vaccino Pfizer che sono state consegnate poco fa all'aeroporto Galilei di Pisa, anzi per la precisione al Cargo Village dell'aeroporto, a Lipsia DHL, a uno dei più importanti centri di smistamento. Arrivano le scatole che contengono le dosi a meno 75 gradi circa, grazie a 20 kg di ghiaccio secco che contiene ogni scatola di vaccino. C'è un tempo massimo per il trasporto, è DHL il vettore che si occupa della consegna. Adesso continuerà dunque la campagna vaccinale anche in Toscana. Poco fa sono partiti anche i furgoncini di DHL scortati dalla Polizia di Stato. Oggi abbiamo ricevuto i vaccini qui nell'aeroporto di Pisa e negli altri aeroporti italiani dove noi operiamo. È la terza settimana, la terza volta che questo succede. E quindi niente, li abbiamo scaricati dall'aereo e li abbiamo inviati nelle filiali della Toscana. Successivamente verranno presi in carica da un corriere DHL e consegnati negli ospedali che li stanno aspettando. I vaccini devono essere tenuti a una temperatura, quindi il nostro cliente utilizza quelle scatole che avete visto che mantengono la temperatura durante il trasporto. C'è molto orgoglio, no? Siamo contenti di poter fare questo servizio e quindi questo aumenta un po' il senso di responsabilità, aumenta un po' tutto quanto. Ecco, che cosa significa per noi trasportare i vaccini è questo senso di responsabilità che sentiamo e cerchiamo di farlo al meglio, insomma, ecco. E ieri in Toscana le superiori sono rientrate tra i banchi, è andato tutto bene. Oggi il presidente Gianni fa un bilancio e dice che però ora è importante anche il vaccino per gli insegnanti. Intanto dal 18 gennaio al via lo screening alle scuole superiori per la campagna Scuole Sicure. Siamo nella DAS Toscana Sud-Est. Il servizio, vediamo.
Io ieri ho girato per alcune scuole, a partire da Pistoia, poi al Galileo Firenze, e anche oggi devo dire che ho riscontri positivi, sia del fatto che ci siano dei sistemi di vigilanza alle fermate degli autobus che rendono più disciplinato l'accesso nei mezzi pubblici da parte dei ragazzi, sia del modo con cui ci si approccia a scuola. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando i primi due giorni di rientro a scuola in presenza al 50% per i ragazzi delle superiori. Avevamo potenziato con 329 nuovi autobus quello che è il sistema ordinario di trasporto pubblico e poi naturalmente il fatto che sia al 50% agevola a non creare quegli addensamenti. Giani ha anche sottolineato l'importanza del vaccino per gli operatori scolastici, a cominciare dagli insegnanti di sostegno. Io ho già formulato questa proposta a Roma considerandoli prioritari, perché per lo sforzo che noi abbiamo fatto di riportare le scuole secondarie e superiori e che ci sta dando anche eco, diciamo, sui media e quindi nella coscienza pubblica a livello nazionale, è importante che gli insegnanti si sentano più rassicurati. In primo luogo gli insegnanti di sostegno, perché hanno rapporto con persone più fragili, ma complessivamente tutti gli insegnanti, a mio giudizio, devono entrare nella categoria di coloro che, superata la prima fase, quella dei circa 120.000 vaccini in Toscana, che riguarda gli operatori sanitari e gli anziani dell'RSA, secondo me ci devono essere loro. E non si placa la polemica per gli esclusi dalla prima tranche di vaccini, come gli operatori 118, infermieri di famiglia, USCA. Ha fatto il punto Rachele Campi, vediamo. La campagna vaccinale per contrastare il Covid-19 è già iniziata e ad essere esclusi dalla prima tranche di vaccini sono i professionisti del 118, gli infermieri di famiglia e di comunità, coloro che lavorano nelle RSA e nelle USCA, le unità speciali di continuità assistenziali chiamate proprio a prestare assistenza ai malati di coronavirus a domicilio. È la denuncia di Nursin, del sindacato infermieristico italiano, che reputa ingiusta questa scelta e chiede alla Regione Toscana di cambiare le carte in tavola. Il segretario regionale dell'organizzazione Giampaolo Giannoni conferma che la piattaforma regionale attraverso la quale gli operatori sanitari possono prenotare il vaccino di fatto dà la priorità a chi lavora in ospedale, indipendentemente dal reparto, e impedisce a chi opera sul territorio, in prima linea contro il Covid, di accedere alla prenotazione. C'è una segnalazione che la scorsa settimana avevamo inviato sia all'assessore Bezzini, e non abbiamo ricevuto nessuna nota di risposta, per cui ieri ci siamo sentiti in dovere di fare questo comunicato per vedere se si risolve questa spiacevole organizzazione, ecco, sulle priorità. Quindi voi vi sentite messi in coda sostanzialmente quando in realtà siete stati sempre in prima linea, quindi continuerete a chiedere alla Regione di velocizzare questa pratica? Assolutamente sì, stamattina abbiamo avuto un contatto con la Presidenza per ribadire di risolvere questo problema. Devo dire che le aziende si sono organizzate anche bene e laddove è stato possibile, magari tra una vaccinazione e un'altra, riescono anche a somministrare la vaccinazione anche ad alcuni colleghi, ma sono tanti a livello regionale quelli che sono fuori a oggi. E lasciamo per il momento la pagina dedicata a Covid, ci torneremo più avanti per tornare alla cronaca. Rapine in strada tra Arezzo e l'Umbria, i banditi si fingono carabinieri, si travestono e poi fanno falsi posti di controllo, si cerca un'Audi bianca, proprio indagine a tappeto. Sono una banda che tra sabato e domenica ha rapinato persone in strada. Proprio per facilitare gli assalti sarebbero travestiti da carabinieri o da poliziotti. E cavi tranciati, si sono fermati anche i treni tra Pescia e Pistoia, sembra proprio che si tratti di un atto doloso. Patrizio Ceccarelli.
Linea ferroviaria interrotta dalle 5 alle 8.30 di stamani tra le stazioni di Pescia e Pistoia. La causa, secondo le Ferrovie dello Stato, è da ricondursi ad alcuni cavi di trasporto dati che sono stati tranciati, probabilmente per un atto vandalico, tra Montecatini e Buggiano. Si tratta di cavi a terra che trasmettono dati funzionali all'impianto di circolazione e la sala operativa centrale delle ferrovie ha pertanto rilevato l'anomalia e sospeso la circolazione dei treni nel tratto interessato. Fino alle 8.30 i convogli provenienti da Firenze venivano fermati a Pistoia, mentre quelli che arrivavano da Viareggio si fermavano a Pescia. Bus sostitutivi hanno svolto un servizio su gomma per collegare le stazioni di Pescia e Pistoia. Sulla vicenda sta indagando la Polfer. Le Ferrovie dello Stato in un proprio comunicato spiegano che la circolazione sulla linea è ripresa gradualmente alle 8.30 e che sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana allertate dalla sala operativa di Pisa, i cui sistemi di controllo avevano immediatamente rilevato il problema. Sempre la cronaca ci porta a Siena, un'indagine per pedopornografia e nazismo in chat di minori, 12 indagati e gran parte sono minorenni. Vediamo. Si allunga la lista degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla chat degli orrori dell'aprile del 2019. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Siena, coordinati dal procuratore Antonio San Germano della Procura della Repubblica per minorenni della Toscana, hanno deciso di aprire un nuovo filone investigativo, scoprendo che numerosi minorenni tra i 14 e i 17 anni, ma anche maggiorenni, tutti originari da diverse regioni d'Italia, attuavano un sistematico scambio e condivisione di immagini e filmati inerenti alla pedopornografia con bambini anche in tenerissima età, costretti a subire comprati sessuali. Le accuse nei confronti degli indagati sono pesanti: diffusione e detenzione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere. Sono 12 i giovani denunciati, solo uno è toscano, per pedopornografia, istigazione e apologia di nazismo in concorso ad aggravata. Uno dei coinvolti era già stato denunciato nell'ambito della precedente inchiesta. Dall'analisi del materiale pubblicato in condivisione nella chat del gruppo autistico sono scattati anche interrogatori dei minori coinvolti per chiarire le loro posizioni. Che odierne perquisizioni, i militari hanno sequestrato diversi smartphone, memoria SD, PC, chiavette USB che saranno in seguito analizzati. Dalle loro chat, puntualizzano i carabinieri, è emersa una descrizione dettagliata ed inquietante dei loro interessi, paralleli ad una vita apparentemente normale di un adolescente. Questa volta nella chat ci sono anche ragazze, le quali spesso con richieste esplicite, non meno ai compagni maschi, interagiscono a pieno titolo sugli argomenti trattati, avendo consapevolezza del disvalore sociale e criminale delle loro azioni. Spiega ancora il procuratore San Germano, come se non bastasse, le indagini messe in campo dagli uomini dell'arma hanno permesso di scoprire che lo scambio ha riguardato anche numerose immagini inerenti all'odio razziale, dove si inneggiava dittature, con reiterate immagini di Adolf Hitler, dei simboli del nazifascismo e del terrorismo di matrice islamista. Violenza sessuale, molesta la dipendente, 53enne va a processo a Pistoia. Il servizio. Il responsabile di una cooperativa con sede a Pistoia è stato rinviato a giudizio dal CIP per violenza sessuale nei confronti di una delle sue dipendenti. Secondo l'accusa, l'uomo di 53 anni in più occasioni avrebbe molestato la vittima. In particolare, in varie circostanze avrebbe infastidito la dipendente con atteggiamenti non voluti dalla donna, contatti fisici mentre era seduta alla scrivania. Le indagini della Procura di Pistoia sono partite dopo la denuncia della vittima assistita dall'avvocato Amelia Veltrone. Secondo quanto spiegato dal legale, di fronte ai rifiuti della donna, il responsabile avrebbe anche iniziato a isolarla dagli altri colleghi. La denuncia della vittima ha portato anche a un procedimento di diritto del lavoro in cui la donna è stata assistita dall'avvocato Marina Capponi e che si è concluso grazie alla collaborazione dell'azienda e a seguito del quale il 53enne è stato trasferito presso un'altra cooperativa dello stesso consorzio. Parliamo degli ulteriori rinvii per le aperture degli impianti. Naturalmente il settore sta protestando perché non vuole un ulteriore rinvio.
Un'ipotesi, quella della non riapertura degli impianti sciistici il prossimo 18 gennaio, che gli operatori dell'Appennino toscano stentano a prendere in considerazione, stremati dalle copiose nevicate dei giorni scorsi, con punte di oltre 3 metri di altezza da betone, in un momento in cui quella neve, anziché essere un'opportunità, è stata di fatto un problema, visto che gli impianti sciistici erano chiusi a causa della pandemia. Adesso gli operatori del settore sono concentrati sulla ripartenza e non vogliono sentir parlare di ulteriori rinvii. Un lavoro importante svolto dai nostri dipendenti per cercare di mettere la nostra stazione, così come tutte le stazioni dell'Appennino, in condizione di poter aprire i propri impianti il 18 di gennaio. Noi ci crediamo, continuiamo a combattere affinché il 18 di gennaio sia finalmente la data di apertura degli impianti di risalita in Italia. Crediamo che dopo 3 rinvii non ci siano più le condizioni anche economiche per poter sostenere un ulteriore rinvio, ma non ci sono nemmeno le condizioni sanitarie, perché la montagna in ogni caso ha una situazione tale da poter consentire l'apertura degli impianti. Inoltre, naturalmente, abbiamo un protocollo che prevede in questo momento l'apertura degli impianti, così come di tante altre attività, nelle sole zone gialle. Noi continuiamo a combattere, crediamo che questo sia il nostro dovere, è un dovere che ci sentiamo addosso rispetto ai nostri dipendenti, rispetto a tutto l'indotto che ruota attorno a noi. Non intendiamo mollare e per noi l'obiettivo primario è questo, aprire il 18 di gennaio con regole certe che stiamo già lavorando per poterle rispettare, e cioè code singole agli impianti, code singole alle biglietterie, limitazione della capienza al 50% nelle gabinovie, ma anche stiamo lavorando anche sulla parte dei rifugi. Sempre per il settore economico in difficoltà ci sono i ristoratori toscani che dicono: siamo pronti a riaprire se non avremo i ristori. Chiara Valentini. Hanno scritto ai ministri Gualtieri e Patuanelli e al prefetto di Firenze per avere notizie certe sugli indennizi di dicembre non ancora arrivati. Se queste risposte non arriveranno entro venerdì, i ristoratori toscani sono pronti alla disobbedienza civile. O non ci dimostreranno scientificamente qual è la differenza di trasmissione epidemiologica tra somministrare a pranzo e somministrare a cena, noi ci troveremo costretti ad aprire. Più che di un'apertura vera e propria, si tratterà di un'iniziativa dimostrativa che stanno già preparando, ma il messaggio che deve arrivare è chiaro: perché i negozi sì e i ristoranti no? Non si può andare avanti senza degli aiuti che coprano le spese, per cui qui parliamo di aiuti che devono coprire le spese che le aziende sopportano per tutelare la salute. Noi siamo stati i primi a chiudere. L'associazione che rappresento l'ha sempre detto: primo posto la salute, ma di pari passo deve andare anche la tutela dell'impresa. In questi giorni, tra l'altro, stanno arrivando anche i conguagli. Abbiamo segnalato nelle scorse settimane che, nonostante i dipendenti, i collaboratori siano in cassa integrazione, ci sono dei costi fissi per l'azienda da sopportare, come le festività non godute. Ovviamente tra le casse integrazioni per chi è stato chiuso solo marzo, aprile e maggio, o chi ha purtroppo, come nei centri storici, ha dovuto prolungare le chiusure perché non c'è turismo, si ritrova con dei conguagli altissimi. Contrario Naccari a una chiusura totale, da preferire al solo asporto e delivery, come proposto da altri gruppi di ristoratori in Italia, ma sul nuovo divieto di asporto dopo le 18 ha da dire la sua. Io ci vedo la malafede, abbiate pazienza. Ci sono delle aziende, centinaia di migliaia di pizzerie da asporto con consegna a domicilio, che non lavorano appoggiandosi a nessuno, rispettando tutti i protocolli impossibili e immaginabili. Questo sarà un provvedimento che di nuovo colpirà il piccolo. Io non capisco una pizzeria o un ristorante da asporto che prevede che uno prende il cibo e se lo vada a mangiare a casa, che assembramenti può creare? Cioè, bisogna colpire chi sbaglia, non chi rispetta le regole. Bisogna cambiare in questa nazione. La maggior parte degli italiani hanno dimostrato di rispettare le regole, non di non rispettarle. Quindi colpiamo chi non li rispetta, chi tutela la salute. Noi siamo per rispettare al 100% le regole. E per il turismo, altro settore importante che naturalmente sta risentendo di questa pandemia, sono oltre 6 milioni di euro proprio per il piano operativo 2021. Vediamo.
Il 2020 è stato un anno difficile per il turismo, tanto per usare un eufemismo, e anche il 2021 non vedrà certo un ritorno alla normalità. Il flusso sarà ancora solo domestico, italiano, ma anche del centro-nord Europa. In questo quadro, Toscana Promozione, con il supporto economico della Regione, che investe 6 milioni di euro, ha comunque pronto un piano operativo con proposte per la prossima estate, mentre per chi arriva da più lontano la Toscana sarà costantemente ricordata online. 7 le principali linee tematiche di marketing, da quella che punta alla cultura, quella sull'autenticità, al mare, al relax, fino a proposte più innovative come quella di suggerire un luogo, la Toscana appunto, in cui si viene per restare. Un'offerta che si chiama Long Stay. Per prima la Toscana si affaccia sul mercato nazionale e internazionale offrendo in tantissimi posti che prima venivano visitati solo durante il weekend invece una permanenza più prolungata. Quindi dopo una pandemia così difficile la Toscana diventa il luogo dove venire a rigenerarsi e a passare forme di visita, di turismo particolarmente accoglienti. Quindi un turismo solo per certi portafogli? La Toscana ha sempre avuto un orientamento a una fascia economica medio-alta. Ecco che a quel tipo di turismo, se noi vogliamo effettivamente imparare qualcosa dal periodo del Covid, dobbiamo fare dell'offerta diversa. Se noi continuiamo a offrire turismo al turista sempre il mangiare veloce, i negozi di paccottiglia, è evidente che attrarremo quel tipo di turismo. Quindi la nostra offerta è un'idea di lusso come Toscana, ma non di lusso soltanto perché bisogna pagare tanto, ma di lusso perché indipendentemente dalla fascia di prezzo si può fare in Toscana un'esperienza unica. Presto per dire che non tornerà il turismo di massa mordi e fuggi. Io non sono in grado di stabilire che cosa cambierà. Noi puntiamo molto a descrivere, a far percepire, come del resto è anche letta, la Toscana come un luogo da vivere. Uno dei momenti di lancio della nostra promozione partirà proprio da Firenze. PT Uomo quest'anno è un'edizione online. Da Firenze un grande in bocca al lupo e l'assicurazione di un sostegno reale, intenso, autentico a tutti i promotori, gli organizzatori di questa edizione che si annuncia come l'edizione della ripartenza, della rinascita, della rivoluzione digitale. E questo l'augurio del sindaco di Firenze Dario Nardella, collegato in streaming da Palazzo Vecchio a Firenze, che in genere ospita la conferenza stampa di apertura di PT Uomo alla nuova edizione digitale del Salone della Moda Maschile Italiana, la numero 99, che ha preso il via questa mattina in modalità straordinaria, causa pandemia, in collegamento streaming con la stampa da Solomeo, dove ha sede l'azienda di Brunello Cucinelli. Sappiate che potete connettervi nello slot cinese, nei slot cinesi, nei slot in giapponese. Abbiamo degli interpreti molto carini che non sono solo, secondo me, dei semplici interpreti, ma che riescono a trasmettere anche la cultura, l'amore della nostra Italia, del nostro modo di lavorare. Quindi fatelo con tutta tranquillità, avete 4 giorni a disposizione. Non posso che dire che PT c'è, come c'è stato e ci sarà. L'entusiasmo per reagire a quanto sta succedendo c'è tutto, lo stiamo dimostrando. Collegatevi con PT Connect da adesso fino a marzo e avrete un sacco di informazioni utili per il vostro lavoro, utili per il futuro di questo settore. I buyer hanno detto che hanno una gran voglia di tornare al fisico, hanno una gran voglia di tornare a incontrarsi, però dicono anche: incontriamoci, vogliamo venire, ma vogliamo delle fiere sempre più selezionate, sempre più essenziali, sempre più dei prodotti capaci di darci nuovi elementi su cui lavorare. Apre oggi online PT Connect Uomo 99. La fiera è dunque in formato digitale, una scelta condivisa anche in altri settori con l'unico scopo di non fermare l'economia. Per la prima volta la città di Firenze non si accorgerà dell'evento che nella normalità attira stilisti, buyer, fashion blogger da tutto il mondo, riconosciuti spesso per la stravaganza, per gli eccessi di stile. Non arriveranno camion e furgoni per scaricare gli abiti dei brand più conosciuti e intorno alla Fortezza d'Abbasso non si resterà imbottigliati nel traffico. Sul fronte
numeri non si può non notare il calo del fatturato del settore. Secondo il centro studi Confindustria Moda, crollano i consumi interni, così come l'export, con un meno 16,7%. La previsione è quella di chiudere il 2021 scendendo sotto gli 8,3 miliardi. Se da un lato si perde, la branca delle catene e dell'e-commerce cresce del 5,3% e del 24,5%. I consumatori stanno comprando con un nuovo tipo di anche necessità. Lo smart working ti porta a uscire poco, non ci sono più cerimonie, quindi pochi matrimoni, gli eventi sociali sono assolutamente impediti e rarefatti. Tutto questo sta veramente creando una situazione molto diversa. Tra l'altro, lo dico un po' per guardare anche al nostro business, il mancare le fiere per le aziende, abbiamo registrato delle interviste fatte, è stato visto come un grande vuoto, perché c'è veramente la difficoltà di verificare, incrociare le collezioni per fare poi le scelte. Saranno 250 gli espositori sulla piattaforma Connect. Le collezioni del prossimo autunno-inverno resteranno online fino a marzo. Questa settimana parte con lo streaming dei Big. L'inaugurazione è riservata allo stilista Brunello Cucinelli, poi Herno, Keaton e infine Lardini. La moda, che di per sé anticipa sempre i tempi, vuole guardare al futuro grazie anche a una campagna vaccinale già iniziata, dice Napoleone. Sul sistema Pitti, che comprende uomo, bimbo, filati e fragranze, continua: stiamo investendo. Per noi sarebbe molto più semplice, come hanno fatto altri saloni, e capiamo anche questa scelta, tirare giù il bandone e aspettare che la situazione si tranquillizzi. Lo sforzo di questa azienda invece è uno sforzo molto forte per confermare il proprio ruolo e per mettere le aziende nelle condizioni di entrare in contatto, che sia nella produzione che nella distribuzione, l'un con l'altro per sviluppare il business. Prima di chiudere vi ricordo i film di questa sera: Stargate alle 21:15, Braccio vincente alle 23. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci.